Ma salve a tutti e benvenuti finalmente in questo mio nuovo video. Dopo molto tempo torniamo a fare un video talk. Infatti oggi volevo esprimervi le mie opinioni riguardo un concetto che mi premeva abbastanza. Infatti oggi parleremo specificatamente del finale di una storia, con l'intento di ragionarci un po' e di spiegarvi come la vedo io. Per cui non perdiamo altro tempo e vai con la sigla! Ho veramente dabbato a caso in un video. Il finale in una storia è la summa di tutto, dove l'espressione massima, il messaggio, la retorica e l'idea di un autore si esprime alla massima potenza, dove tutti i nodi si sciolgono e la morale si palesa. Sarebbe bello se fosse così, ma non è sempre così. Infatti, specialmente in questi periodi dove oramai si cerca di rendere seriale qualsiasi cosa, ci troviamo sempre più volte di fronte a dei finali che ci lasciano un po' interdetti o che a volte non sono dei finali. E questo ha fatto sì che si venisse a creare una categoria di storie da molti odiate perché hanno questo finale che viene detto aperto. Spessissimo infatti su internet sentiamo di molta gente che magari parla bene di una storia, addirittura potrebbe a volte elogiarla in determinati casi, ma che poi quando questa finisce, dal momento che il finale per lui è stato deludente, l'opera diventa subito una stronzata, una merda. Perché? Perché il finale fa schifo. Sicuramente il finale è importantissimo in quanto parte di una storia, in quanto conclusione di una storia, e come dicevo all'inizio dovrebbe racchiudere al suo interno la summa massima, l'espressione di quella storia e l'idea che l'autore aveva. Ma la cosa bella del fumetto o comunque delle narrazioni in generale è che ci sono diversi modi per raccontare una storia. Non esiste uno giusto o uno sbagliato, c'è semplicemente quello che funziona di più per lo stile che si vuole dare alla propria storia. Infatti, a mio parere, se una serie ha un finale aperto, questa non diventa a prescindere più brutta rispetto se questo finale fosse perfettamente chiuso. Il finale aperto, in quanto tale, lascia delle interpretazioni al lettore, lo spinge a ragionare, a trovare all'interno di quella storia un qualcosa in più, mettendoci del proprio, spinge il proprio ragionamento, che è una cosa che io reputo fondamentale. Mi stanno sul cazzo le persone che dicono ma io leggo per spegnere il cervello. No, fai altre cose per spegnere il cervello. Per spegnerti il cervello, che so, puoi girarti i pollici. Non so che dire, gratificante. Però come detto prima, spesso nella serialità oramai questo finale aperto viene inserito un po' dappertutto, perché comunque editor, produttori e autori non vogliono mai chiudersi la strada a un possibile sequel, che sarebbe molto più difficile da realizzare narrativamente parlando se l'opera principale ha già un finale chiuso. Ma per quello siamo riusciti ad inventarci i prequel e gli spin-off sui personaggi secondari, quindi... Chiarita questa cosa sui finali aperti, che a me sinceramente non danno troppo fastidio se questo finale è contestualizzato all'interno della storia, anzi per i motivi che vi ho detto prima proprio del ragionamento, a volte molte storie con un finale del genere possono addirittura avere una conclusione migliore rispetto a storie con finali chiusi. Per cui adesso arriviamo alla parte un po' più spinosa e polemica del video, come sempre. Infatti esistono categorie di lettori che se il finale in una storia non li soddisfa può portare a pregiudicare tutta quanta l'opera, e per carità è un ragionamento che può anche starci. È solamente che reputo poco oggettivo e anche abbastanza stupido valutare una serializzazione che va avanti chissà da quanti anni semplicemente perché gli ultimi 2-3 capitoli non ci sono piaciuti, oppure ancora peggio la conclusione non è come ce l'aspettavamo noi. In un vecchio video su questo canale avevo già parlato di questo argomento riguardo ai finali aperti, più nello specifico per quella che era la serie Silent Voice, dove c'erano state alcune cose che avevo sentito dire su internet che mi avevano proprio fatto uscire di testa. Il video, in caso possa interessarvi, ve lo lascio nelle schede. Più recentemente c'è stata un'altra storia che io ho adorato, che potete anche vedere qua dietro, ma credo sia abbastanza sfocato, ed è Ayame Hiro. Storia perfetta, alla quale io francamente non riesco a trovargli un difetto, con una narrazione ottima, dei disegni meravigliosi e delle tematiche che l'autore riesce a trattare in un modo che davvero non so, è spettacolare. Eppure il finale di questa storia è estremamente aperto e lascia moltissime interpretazioni al lettore, con alcune parti all'interno della storia che sembrano un po' campate per aria, potremmo dire, ma secondo me non lo sono, alla quale comunque sia l'autore non dà mai una risposta all'interno della serie. E questo ha fatto uscire di testa moltissime persone che prima potevano adorare questa storia e che invece adesso, visto che il finale per loro è inconcludente, la storia è diventata automaticamente una merda.
merda. Riallacciandoci al discorso iniziale, secondo me non sempre e non per forza i finali devono essere la summa della storia e della morale. Ci sono delle storie come Yemahiro che sono state chiarissime nel loro messaggio e nel loro intento di denuncia. Sin dall'inizio e in tutti quanti i volumi che abbiamo letto abbiamo avuto il tempo per capire quello che l'autore pensasse, senza che per forza lui nell'ultimo numero debba per forza spiattellarci in faccia quello che cerca di dirci da 22. Anche perché questo discorso non sta in piedi, spesso ci lamentiamo perché i film faciloni, i film per la massa, oppure dei fumetti ad esempio shonen, hanno al loro interno sempre quella voce narrante che deve spiegarci le cose facendo sentire il lettore uno stupido che non capisce e quindi l'autore deve per forza spiegare. La coerenza proprio. Ah. Ma il caso ancora più aberrante è quello opposto, ossia quando una storia che fondamentalmente sarebbe mediocre grazie al suo finale viene valutata bella dal fandom. Ok, il finale è una parte dell'opera, può essere bello o può essere brutto, ma come fai a dire che una storia non ti è piaciuta se non fosse stato per il finale? Anche quello, per carità, ci sta, può succedere, ci sono delle determinate storie che puntano a far credere al lettore una determinata cosa per poi nel finale o nelle ultime battute capovolgerlo e far quindi acquisire un nuovo senso alla storia. Non so, mi viene in mente un giallo dove prima del colpo di scena tutti quanti gli indizi fanno pensare che il colpevole possa essere uno, ma invece poi viene trovato un indizio oppure il protagonista ha un'intuizione e la storia si capovolge totalmente. Si chiamano colpi di scena, non ci stiamo inventando niente, è una tecnica narrativa vecchia quante le storie in sé. Boh, non so, come al solito ho parlato tanto e questo discorso non ha né capo né coda. Ma comunque lo scopo di questi video talk è proprio quello di confrontarci, per cui utilizzate i commenti qua sotto per farmi sapere quello che ne pensate voi riguardo i finali. Potete anche utilizzare magari delle storie per avvalorare la vostra tesi o per dare un senso al discorso, però se ci sono degli spoiler magari scrivetelo. A me i vostri commenti toccherà leggerli, quindi se la storia non l'ho letta lo spoiler me lo becco, però è lo sporco lavoro dello youtuber. YouTuber. Per cui se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicione in su e potete iscrivervi a questo canale per non perdervi nessun video e anche spuntare la campanella così che vi arriveranno sempre le notifiche dei prossimi. Detto anche questo, io per oggi ho concluso, ciao a tutti e ci vediamo in un prossimo.